E allora, diciamo, l'avvocato Bevacqua, grazie signor Presidente, conclusivamente. Voglio ricordare, così per chiudere il discorso sulla questione dell'indizio blocco, che cosa raffigurava questo blocco, che cosa è stata la ulteriore attività di indagine della Polizia fiorentina, che cosa poteva o avrebbe dovuto per l'accusa procurare sul piano probatorio questo blocco. Vi ho ricordato, signori, quali erano i dati oggettivi che questo documento forniva, indicazioni ben precise, quali quelle relative a dei fatti che erano stati cristallizzati in questi fogli, dei fatti riscontrati puntualmente uno per uno. Vi ricorderò memorizzo per un attimo quel dato oggettivo riscontrato in maniera integrale, quello relativo allo sportello del gas della signora Lalletti Santina, signora la quale aveva certamente non dei rapporti di amicizia con il signor Bacciani, tant'è che qui viene a dirci che egli aveva osato una volta toccarle il seno sinistro, aveva tentato, ma la signora Lalletti Santina deve confermare una circostanza importante, a mio avviso decisiva, con altre circostanze dello stesso tipo, in ordine a questo appunto che fu trovato in questo blocco. Ricordo anche quell'altro appunto relativo alla licenza di caccia, un altro appunto ancora relativo alla richiesta di utenza telefonica alla SIP e quindi ancora quello relativo all'acquisto da parte del signor Pacciani presso il Tal Bruci di quel famoso sportello. Tutte indicazioni ben precise trovate in questo blocco, tutte confermate sotto un profilo temporale, sotto il profilo fenomenico, la certezza assoluta comunque che tutto quello che vi era scritto lì, le date in particolare, corrispondevano esattamente. Ed allora mi sorge immediato, deve, io credo, per un attimo la mente volare indietro e pensare. Il signor Pacciani è stato arrestato nel 1987. Sta in galera, il signor Pacciani esce dalla galera il 6 dicembre 1991. Si sa, perché lui lo sa, che contro di lui esiste un'attività indagativa da parte della Procura della Repubblica per questi fatti omicidiari. Ritorna a casa, vi è questo blocco che certamente noi dobbiamo presumere, è una presunzione direi de iure, è una presunzione che oggi diventa di tale tipo, e cioè questo blocco egli lo possedesse, e ora troveremo anche un elemento di aggancio direi abbastanza preciso, puntuale e decisivo, questo blocco era stato certamente acquistato prima del 1980 da qualcuno. L'omicidio cui si riferisce, si vorrebbe annettere valenza probatoria sotto il profilo dell'accusa, quindi negativa per l'imputato, è l'omicidio del 1980. Bisognerebbe ipotizzare che questo signore, avendo commesso questo omicidio, avendo avuto, non so perché, la volontà
la vaghezza di, dopo aver commesso l'omicidio, di entrare in questo camper, aver preso queste cose, ricordare non soltanto, signori, non soltanto che questo blocco era stato preso da lui dopo aver ucciso quei ragazzi, ma anche memorizzare, computerizzare evidentemente, che cosa? Delle date precise, quali quelle della richiesta alla sezione caccia, 10 luglio se non erro 1980, delle date precise, quali le richieste fatte alla SIP, richiesta che non è indicata sul piano temporale ma che noi abbiamo riscontrato, signori, con certezza, richiesta che sarebbe stata effettuata, formulata dal signor Pacciani esattamente nel 1991. È una, direi, illuminazione totale a 360 gradi che ci viene fornita da parte di tutti coloro i quali hanno indagato sul punto. Superato questo elemento che ci conforta sotto il profilo indagativo, c'è qualche altra piccola cosa che può, fra virgolette, dar noia. Porta sapone e matite. L'origine di questi documenti processuali, di questi oggetti, è un po' veramente strana. Perché? Voi ricorderete come nel momento in cui fu sentito l'ispettore Lamperi, e sul punto io insistei abbastanza insistentemente, scusatemi la ripetizione, l'ispettore Lamperi, che giustamente, ognuno fa il suo, esegue, fa il suo ruolo, io lo stimo per la sua serietà, ma devo stimarlo perché è una persona valente, però certamente sa che questa richiesta che io formulo a lui relativamente alle vendite di queste matite è una richiesta che lo rende leggermente scomposto sul piano della ortodossia accusatoria. Perché? Perché egli deve riferire, l'avete agli atti, che sono state reperite soltanto e soltanto 3 fatture di quel periodo, fatture relative a forniture a Firenze di circa 70-80 astucci di pastelli. Però questi 70-80 astucci di pastelli diventano 402 in quel periodo. Prima domanda che io faccio a loro, signori. Ma signori, perché noi dobbiamo dire che questi pastelli daterebbero, nel senso che il signor Pacciani o la famiglia del Pacciani l'avrebbero detenuto in casa prima del 1983 o nel 1983? Chi ce lo dice? Chi vi dice, signori, che questi pastelli non sono stati acquistati dalle figlie? O non sono stati acquistati da qualcuno, o non sono stati trovati da qualcun altro in qualche posto, tant'è che in casa del Pacciani vera di tutto? Chi ve lo dice o chi non ve lo dice? Questo è il punto, che questi pastelli invece erano pastelli acquistati nel 1985, 86, 87, 88, 89, 90. Chi ve lo dice? Nessuno. Ed allora il dato indiziante è un dato equivoco, assolutamente inaccettabile nella platea cosiddetta probatoria del processo. Perché? Vedete, signori, le sensazioni purtroppo sono quelle che rovinano le cose, dicevano gli antichi. Bisogna andare cauti. Per quale motivo? Noi abbiamo una indicazione che viene fornita da una richiesta che viene fatta dai signori verbalizzanti nei confronti della signorina Aide Marie, come si chiama, poveretta, la sorella di questo ragazzo. Voi avete a pagina 29 della rogatoria tedesca
avete la foto di questa, di questo, questa busta, di questa, dove sono inserite, di questo astuccio dove erano inserite quelle matite. E guardate, signori, questo astuccio non ci fornisce assolutamente la data della vendita. Questo astuccio è costellato da alcune particolarità, io chiamo costellato, ma forse sicuramente in maniera impropria. 12 fab stille, insomma qualcosa del genere in inglese, un altro in francese e poi pastelli colorati in italiano. Quindi sicuramente questo astuccio era destinato al circuito di vendita italiano. Questo è certo. Quando? Non si sa. Però vi è una particolarità che ha destato l'attenzione degli inquirenti. Rileggano, signori, non voglio tediarvi ancora su questo punto, rileggano le dichiarazioni che rende la ragazza proprio in relazione alla domanda specifica che viene fatta, non so se dal dottor Perugini o da uno dei suoi collaboratori. Signorina, lei ricorda di questo astuccio, in particolare di quello che c'è nel frontespizio, di questa figura dei ragazzi che corrono? Non me lo ricordo, non mi ricordo niente. Poi ci viene portata qui al dibattimento una serie di pastelli, una serie di astucci per cercare di valorizzare al massimo questo dato assolutamente incerto, inaccettabile in questa platea di ricerca della verità, assolutamente inaccettabile quando abbiamo delle certezze, certezze che derivano dal fatto che questa ragazza non ricorda assolutamente. Però guardate, signori, perché il giudizio penale si deve avvalere di una serie di elementi, anche di contorno, ma alla fine deve essere espresso in maniera unitaria, cioè bisogna che non esista un dubbio ragionevole, ma un dubbio ragionevole che proprio perché tale affondi le radici nella speculazione quotidiana dell'uomo normale. Voi avete in questo processo che cosa? Una serie di oggetti. Avete la taglierina, avete anche addirittura un necessaire. Voi sapete che tutte queste cose sono state mostrate alla ragazza Aide Marie e poi sono state mostrate anche ai genitori di questo povero ragazzo morto. Ricordate, signori, ricordate, rileggete attentamente gli atti della rogatoria. La ragazza dice: non ho mai visto questa taglierina, questo righello da disegno, capito? Righello da disegno. Ed è un righello, uno strumento che si usa anche per disegnare, e i pastelli si usano anche per disegnare o per colorare il disegno, e il blocco si usa anche o si può usare certamente, è l'oggetto su cui si disegna, su cui si scrive, su cui si delineano le figure. Ed allora se questa signora non ricorda, anzi esclude di aver mai visto questo righello, esclude di aver visto un oggetto che è compatibile con una certa attività quale quella del disegnatore, di colui che progetta, di colui che usa quelle cose, evidentemente, non essendo questo il righello sicuramente riconosciuto ed essendo gli altri elementi equivoci sotto il profilo dell'attribuibilità, ma anzi avendo questi il blocco dimostrato che praticamente nel 1980 era in possesso di costui, escludono questi elementi concatenati con sillogismo, con una certezza di e con una umiltà, scusatemi, di ragionamento, che questa serie di oggetti possa essere stata
in mano del signor Pacciani prima del 1983. E ricordate anche, signori, che esiste questo porta oggetti necessari da viaggio, che è correlato, direi, sul piano operativo, strumentale, con il porta sapone. È correlato, è lì accanto, direi che l'uno sta accanto all'altro perché l'uno serve, compendia quella attività di pulizia, eccetera, della persona. E allora non è stato riconosciuto assolutamente. Dico, signori, il necessaire da viaggio che ciascuno di noi può avere è noto in casa nostra. La mamma, il babbo, la sorella riconoscono il necessaire da viaggio del fratello, del figlio. Quello era di lui, avrebbero detto. No, non lo riconosco. E quando viene mostrato il portasapone, che cosa succede? La prima volta non sanno dire nulla, l'avete agli atti anche questa, non sanno nulla. La seconda volta, ma sì, certo, forse, potrebbe essere, aveva un portasapone. Portasapone. Era un vecchio portasapone, mi ricorda un vecchio portasapone. Ma il vecchio portasapone che vuol dire? Ci sono dei portasaponi che hanno una forma particolare, l'una diversa dall'altra, la colorazione particolare, oppure i portasaponi in genere, signori, in genere, sono tutti uguali, con questa scatola, con questa base, una scatola leggermente ricurva, qualche volta disegnata, ma sono i portasaponi comuni che tutti abbiamo visto, che tutti abbiamo visto alla televisione, al cinema, abbiamo visto in casa, abbiamo visto dovunque. E il portasapone di chi poteva essere? Ecco, signori, ma sa, sono sensazioni. Le sensazioni sono purtroppo spessissime volte fallaci, ma poteva essere, l'ho visto, era vecchio portasapone. Se fosse stato vecchio portasapone, io cerco di ragionare per un attimo soltanto, ma non soltanto in chiave difensiva, ma in chiave obiettiva. Perché? Il padre dice, ma forse c'era questa specie di portasapone, non ricordo esattamente come fosse, non è collegato perché è scollegato immediatamente con l'altro dato importante che è quel famoso necessaire. Però ha un elemento diversificatore, identificatore. La sua identificabilità costituisce nel processo la diversificabilità assoluta, totale, con quel portasapone che non si sa se ancora è in Germania oppure sia stato buttato via, che aveva il povero ragazzo Horst Mayer. Perché? Perché c'è un dato sotto, c'è un timbro, c'è una Deis. È di fabbrica, un marchio, Deis. E noi sappiamo, in lungo e in largo si sono diffusi per le ricerche i signori della SAM in Germania, e noi sappiamo che non esiste in Germania questo marchio Deis. Si dice, ma loro due erano stati addirittura, probabilmente erano stati in Olanda, e quindi è probabile che in Olanda avrebbe, questa sarà sicuramente una, così, una sorta di contrapposizione non logica, io devo dire, alle modestissime argomentazioni che la difesa vi sta proponendo, ma non c'è nulla, signori. Addirittura, se voi sentite quel famoso Lemke, quel suo amico, o la sua sorella, o la mamma dell'altro imputato, del Rush, di questo viaggio in Olanda non se ne sa nulla. Questo viaggio in Olanda sorge nel momento in cui bisogna attribuire, capito, una contiguità a questi poveri ragazzi di alcune cartoline che sono state trovate in casa del Pacciani, cartoline delle zone tedesche o olandesi. Cartoline, guardino i timbri, che datano 1975, 76, 77, 78, e sul punto la sorella dice a voi, a noi, a tutti, dice la sorella,
il fratello, non era uso comprare queste cose, non era uso avere queste cose, il fratello quando veniva in Italia non gliene importava nulla, scusatemi la terminologia non certo elegante, di portarsi il blocco notes, di portarsi i pastelli, a lui interessava la fotografia. E questo è un indizio? È un indizio esclusivamente vanificato dai riscontri obiettivi, inequivoci, assoluti, completi, totali, totalizzanti. E allora, signori, se questo è, e questo mi pare che debba essere, perché il processo fornisce queste certezze, io credo che, a meno che non si voglia a tutti i costi dire Pacciani deve essere condannato, ma non so perché, perché ha avuto dei problemi nella sua vecchia età e nella giovane, e allora va bene, va tutto bene, ritorniamo indietro di 500-600 anni e facciamo come vuole la pubblica accusa, ma non l'accettiamo. Non lo possiamo accettare, signori. Qua si va contro la umiltà dell'intelligenza comune. Non si può dire, signori, che quest'uomo abbia potuto addirittura nel 1990 fare, creare una sorta di prova a suo favore memorizzando dei dati assolutamente impensabili da ricordare nella loro precisione. Non si può, non solo, ma non si può neppure pensare ad una callidità di questo tipo, di un certo signor Pacciani, il quale vede i signori della SAM che vanno a verificare tutti quanti i suoi beni, oggettini da quattro soldi, le giacche, le giacchette, tutto quello che lui aveva, vedono questo blocco, appoggiano, scusate la terminologia certamente non ortodossa, su questo blocco le loro attenzioni. Lui vede che loro lo guardano, lui che dovrebbe sapere che questo blocco è l'elemento che lo potrebbe inchiodare, vanno via e lo lasciano lì. A mo' di sfida. Ma signori, ma siamo folli a pensare così? A mo' di sfida? Sfidare che cosa? Signori, scendiamo nella normalità dei comportamenti, delle condotte. Vedono questo documento, questo qua, e lo lascia lì? Finito questo momento di rivalutazione, di esame del blocco, andiamo all'ultima questione. Cercherò di essere abbastanza veloce, signor Presidente, anzi ringrazio la cortesia sua e dell'intera Corte di avermi consentito di riprendere un po' fiato ieri. Diceva Dante Alighieri, più fiate, io ho bisogno di tanti fiati. E allora, dunque, problema della cartuccia. È un problema abbastanza in apparenza serio, ma è un problema che io credo sia stato risolto immediatamente e lo debba essere nella vostra decisione, con lo sguardo non di insieme, ma lo sguardo attento di alcune foto che esistono agli atti e che mi danno la certezza assoluta che quella cartuccia non poteva essere stata in alcun modo usata, utilizzata dal Pacciani, non soltanto perché lui non poteva esserci in quel periodo, ma guarda caso anche perché quella cartuccia non poteva, non fu, non entrò mai nella maledetta canna o pistola dell'assassino delle coppie. Signor Presidente, so che lei è molto esperto in materia balistica, quindi io mi scuso non sarò tecnicamente ortodosso nel mio dire, però mi sono avvalso della collaborazione, credo, di un validissimo consulente esperto in materia, il professor Morin, che avete sentito,
un uomo certamente di una lealtà estrema, perché addirittura mi dava quasi noia, io che sono abituato a contrapporre le mie modestissime argomentazioni a quelle dell'accusa, che veementemente talvolta ci sommerge, o ha tentato di farlo, e quando il professor Morin davanti a voi ha cominciato a dire: guardate, questo dato di identificazione non è assolutamente idoneo, perché queste microstrie, che sono impronte secondarie, per poter avere una valenza probatoria necessitano di che cosa? Di un disegno particolare, cioè un gruppo di microstrie può dare una sorta di compatibilità, e quindi non di certezza ma di quasi certezza, con un altro gruppo di microstrie del proiettile che noi dobbiamo comparare. Solo così è possibile fare un ragionamento che sia immune da errori di natura scientifica. Perché, signori, guardate, io mi sono a lungo l'altra mattina soffermato a rivedere queste foto che voi avete in bianco e nero e avete anche a colori. Guardate queste microstrie che ci sono fra il fondello della pistola, fra il fondello della cartuccia che è stata trovata, e le microstrie residue che si trovano a destra o a sinistra di questi bossoli, che sono stati i bossoli che avrebbero ucciso questi poveri ragazzi. Se voi fate, siccome sono tracce di strie così, se voi questi li portate in su o in giù, troverete, signori, sempre 3, 4, 5, 6 coincidenze, li troverete. Comunque li troverete, non solo, ma voi avrete la possibilità di verificare che due o tre, non insieme, non uno accanto all'altro, ecco il fascio di microstrie, che una, due, tre, quattro possono coincidere con quelle altre, sia pure in maniera abbastanza evidentemente non coincidente. Quindi basta che voi li spostiate per poter avere o cinque microstrie che coincidono, o quattro, o sette, o nove, o dieci, o due, o tre, o niente. Ed allora vedete, il dato identificativo, anzi il procedimento di identificazione, è un procedimento che non consente quella, non soltanto la certezza, ma non consente validamente di poter dire: questo procedimento sulla base di queste microstrie che dovrebbero esistere è un procedimento che non mi consente in alcun modo di poter ragionare sopra e trovare una soluzione che sia compatibile con la certezza. Quando noi abbiamo riguardato queste microstrie, abbiamo fatto questo tipo di ragionamento. Se io ho le microstrie a destra del bossolo sparato, queste microstrie io le devo comparare con una parte delle microstrie della cartuccia, che sarebbero queste, da questa parte, credo che loro mi vedono, signor Presidente. Poi abbiamo delle microstrie anche a sinistra, e noi non sappiamo, signor Presidente, se queste microstrie di sinistra siano state comparate con questa parte delle microstrie di sinistra. Perché se noi ruotiamo, nel senso che se noi riusciamo o facciamo comunque questo tipo di ragionamento che avevo cercato di indicarvi prima, queste sono le microstrie del proiettile, della cartuccia sparata, la poca parte, queste sono le microstrie, queste strisce di microstrie della cartuccia non sparata, della cartuccia. Se noi li spostiamo in su o in giù, essendo tutte strie parallele o quasi parallele, noi vedremo
per ribadire quel concetto che prima ho cercato di esprimere, ma cerco di così di semplificarlo visivamente, noi vedremo come questa microstria, per esempio, può combaciare, se io sposto in su, con quest'altra e questa con quest'altra. Ma allora è un ragionamento, capite, che è equivoco, non solo, ma è una forma di comparazione che non mi dà alcuna certezza. Tant'è che i signori periti, con estrema correttezza, ma con propensione evidentemente simpatica per la accusa, perché le propensioni esistono in natura nel nostro animo, hanno dovuto dire: sì, ci sono delle microstrie profonde, ma tali certamente da non poter dare alcuna certezza di che? Alcuna certezza della compatibilità con la cartuccia del Pacciani. Riteniamo pertanto che gli elementi raccolti, la pagina 40, nel corso di questa indagine non siano sufficienti per formulare un giudizio di certezza in ordine alla provenienza degli elementi di colpo sopracitati dalla medesima arma. Ecco, signori, secondo il pubblico ministero, secondo l'accusa, nonostante questo giudizio di incertezza assoluta, perché o si è certi o non si è certi, le mezze certezze non sono nulla nel processo penale, le mezze certezze non sono nulla, perché una mezza certezza più un'altra mezza certezza non fanno una certezza nel processo penale. Signori, stiamo attenti, mezza prova, più un quarto di prova non fanno una prova e un quarto, non fanno niente. Questo è un dato indiziante che ha questi risvolti conclusivi. Non siamo sufficienti per formulare un giudizio di certezza. E allora perché annette tanta importanza il pubblico ministero a questo dato? State attenti, il pubblico ministero è veramente persona di grande intelligenza ed acume. Lui dice: siccome questo è un elemento indiziante, come tale è un elemento che può suggestionare, evidentemente, chi deve giudicare, perché si parla di pistola, perché abbiamo parlato per tutto questo processo di pistole, di pistoline, di avancariche, di retrocariche, di bruni, di bianchi, di gialli, di celesti, di pistoline avvolte in panni, di aste guidamolla, siccome c'è tutta questa serie di elementi di sospetto, perché tali esclusivamente sono e si chiamano nel mondo fenomenico del diritto, ma nella realtà di ogni giorno, e allora se noi a questi elementi aggiungiamo un altro di evidente suggestione, di grossa suggestione, quale quello di una cartuccia che può essere stata incamerata, ma può anche non essere, tant'è che noi abbiamo un elemento di certezza. La cartuccia che cos'è? La cartuccia è, guarda caso, il mezzo con il quale si uccide, il mezzo che ha necessità di una pistola. Quindi se c'è la cartuccia, se questa cartuccia è una cartuccia che può essere compatibile con la pistola, quindi evidentemente lui ha la pistola. No! Cartesio mi sparerebbe. No, il sillogismo cartesiano si basa su questi elementi. No, signori, è un elemento equivoco, è un elemento incerto, e aveva ragione la Corte Suprema quando ha sostenuto che questi elementi sono elementi indizianti di indubbia incertezza. E il processo qui, questo processo che noi stiamo tutti soffrendo, è un processo che non ha rivelato nulla. In più, anzi, ha dato, io credo, in maniera decisiva, una risposta
La risposta che quella cartuccia non è stata messa da Pacciani, non è stata in mano del Pacciani, e quella cartuccia è incompatibile, assolutamente incompatibile con quelle cartucce e con quei bossoli che sono stati sparati dalla pistola maledetta del mostro. Perché? Signori, perché sì. Perché innanzitutto voi avete le foto della cartuccia e avete anche delle indicazioni precise, addirittura disegnate, e la pagina 9 della perizia della relazione tecnica, anzi del dottor May, la figura numero 3 è questa, sotto gli occhi vostri la vedrete, la figura numero 3 che è stata disegnata dalla polizia scientifica. La polizia scientifica certamente se ne intende di queste cose, perché quotidianamente ha a che fare con questi oggetti e con i misfatti che sono stati purtroppo spessissime volte provocati da questi oggetti, e indica esattamente a questa altezza, accanto al collarino del bossolo, la impronta dell'estrattore. Oh, impronta dell'estrattore. Il presidente mi è maestro, ma tutti loro, signori, basta un po' leggere, ricordare perlomeno le dichiarazioni rese dai vari consulenti in questo processo, ricorderanno come le impronte primarie di un bossolo siano tre: l'impronta di percussione, l'impronta di estrazione, l'impronta di espulsione. Impronte primarie perché da queste impronte primarie si riesce a poter distinguere o ritenere compatibili le impronte di altri proiettili, di altri bossoli da confrontare. Queste sono le impronte sui bossoli, poi ci sono altre impronte sui proiettili a proposito della rigatura della canna, ma non ci interessa. Quindi noi abbiamo un'impronta primaria in questa cartuccia, che è l'impronta dell'estrattore, impronta che viene indicata espressamente dalla polizia scientifica. E allora veramente il mio consulente di parte, il quale è allarmato per alcune, lo dice lui, lo scrive, lo ha scritto, per alcune così cose che ha visto scrivere, traspondere in questa perizia, circa un altro dato, cioè quello relativo all'antimonio che non esiste nelle cartucce H, cioè nelle cartucce Winchester, è ulteriormente sgomento quando deve leggere che questa impronta primaria, signori, primaria, questa impronta primaria non viene neppure valutata, niente, dai consulenti tecnici, dai periti. Perché? Perché siccome è più grossa non può essere, e quindi è sicuramente incompatibile con quelle che noi abbiamo trovato, non è. Come non è? Ma scherziamo. Ma come non è? E l'impronta è. Perché, signori? Perché vedete, il diavolo ha fatto sicuramente la pentola, ma il coperchio non ce l'ha messo bene, e grazie a Dio qualche volta quello di lassù guarda, vede e gli fa sbagliare qualcuno. Perché? Perché voi ricordate tutti che quando io domandavo per capire, perché sono un uomo che cerca di capire, forse non capisce molto oppure pensa di capire, vabbè, sono i fatti del pensiero umano, e ho domandato a questi signori: ma scusi, queste microstrie
che ci sono nel collarino di questo, di questa cartuccia. Ma per residuare così, queste microstrie devono aver toccato qualche cosa. Sì, sì, avvocato, certo, perché indubbiamente questa cartuccia è stata incamerata. Ah, come incamerata? Sì, è stata incamerata e poi evidentemente è stata estratta e poi si è inceppata. Dunque, allora, facciamo mente locale un attimo soltanto, signori, perché questo è un dato importante. Facciamo un momento, guardatemi, pensiamo un pochino. Siamo nell'orto di Pacciani. Pacciani non c'è, perché ora vedremo che Pacciani non ci può essere. Ammettiamo che Pacciani ci sia. Pacciani cosa vuol fare? Oh, c'ha tutte le persone intorno, l'abbiamo visto la casa di Pacciani e abbiamo visto tutti quanti l'orticello di Pacciani. Abbiamo visto la caccia, anzi non c'era, l'abbiamo rivista in televisione. Abbiamo visto le buche, non l'abbiamo visto, poi vedremo i vari elementi di riparo alla ricerca di questo strumento o di questa cartuccia, lo vedremo fra un attimo, senza così, vedremo. Quello che c'è scritto noi riporteremo a loro senza fare alcuna considerazione, non mi interessa. Però dobbiamo supporre che Pacciani volesse sparare a qualcuno dentro la. Cioè, si mette fuori di notte, di giorno, piglia la pistola e cerca di infilare questa cartuccia dentro la canna. Perché? Ecco, cominciamo a domandarci perché. Signor Presidente, doveva avere solo un proiettile. Perché? Se ci fosse stata il caricatore, evidentemente noi avremmo avuto una situazione particolare. Questo lo dico dopo. Perché? Perché a un certo punto questa cartuccia, che appena entra in canna viene subito agganciata dall'estrattore, immediatamente agganciata dall'estrattore, questa cartuccia esce dalla canna, si alza come un piccolo missile e viene a sbattere contro la parte della canna stessa. E perché? Io me lo domando, perché? Signori, così, memorizzando, la pistola del mostro, fra virgolette, il vero mostro, non si è mai inceppato. Stavolta si inceppa. Ma guarda, e si inceppa. E dove si inceppa, signori? Vicino a una ceppa di acacia. Si inceppa. Non solo, Presidente, lei ha fatto vedere a tutti noi come poteva accadere che addirittura la cartuccia potesse scendere dal vano del caricatore. E guarda caso, c'entra un pezzettino così. Presidente, noi abbiamo la vita di un uomo nelle vostre mani, nelle vostre intelligenze, in un pezzettino così, così, di un palo da pigna. E si infila la pezza. Ah, piano piano giace e chi muore si dà pace. E giace. E già per un anno, per due anni, per tre anni. È una cartuccia che deve uccidere nell'orto. È una cartuccia che dovrebbe sparare, ma non spara. Ma lascia delle impronte secondarie, delle impronte di suggestione, signori. Qua lo dicono gli stessi periti, che evidentemente anche loro sono animati da così. Abbiamo trovato, c'è il blocco, c'è la cartuccia, c'è lo straccetto del lenzuolo della signora, c'è quest'asta guida molla, incastramos, Nostradamus, incastramos, insomma, eccola, cioè incastrato,
secondo gli inquirenti, cavolo, questi sono elementi piuttosto duri, piuttosto seri, e probabilmente siamo vicini alla verità. Ma dicevo che colui che ha mandato questa cartuccia, che probabilmente, signor Presidente, colui che l'ha messa questa cartuccia, che probabilmente poi ha telefonato anche alla polizia per dire guardate che probabilmente questo, la polizia non ce lo dirà mai che ha avuto una segnalazione anonima da parte di qualcuno, non ce lo può dire perché fa parte del suo bagaglio di indagini, non ce lo potrà mai dire, Presidente, né noi lo chiediamo perché c'è una norma che lo chiede addirittura di sapere. Però qualcuno ha detto qualche cosa, qualcuno ha telefonato al dottor Perugino o a qualche altro per dirgli guarda che là c'è, tant'è che, signori della corte, ricordatevi, memorizzate questi momenti delicatissimi di questa inchiesta. Si sa che là ci deve essere qualche cosa, si ripara questo maledetto pezzo di terreno, e guarda caso che questa cartuccia dove è infilata? In un palo normale? No, in un mezzo palo. E i mezzi pali sono solo due fra i tanti pali. È più agevole probabilmente trovarla questa mezza cartuccia. E colui che ha telefonato alla questura di Firenze, o ha potuto telefonare, o ha dato una diritta, colui che ha fatto, io credo che debba essere così, non me lo spiego altrimenti, ha detto anche dove si poteva trovare questa mezza cartuccia. Perché, signori? Non voglio parlare di luccichio o di non luccichio, per carità di Dio, ognuno fa il proprio lavoro, il proprio mestiere, lo deve fare, certamente. Signori, se io fossi stato come ero una volta quando ero ragazzo, ufficiale di polizia giudiziaria, qualunque segnalazione mi faceva balzare, allertare, andava a cercare tutti i peli, scusate la terminologia forse non esaltante e certamente impudica, tutto quello che poteva servire a trovare un qualche elemento per incastrare, per trovare la traccia, la prova di una responsabilità. In un processo come questo, ma signori, un processo come questo dove sono 20 anni che si cerca il mostro, ma vi rendete conto? Io non lo faccio, ma certo che cerco dovunque, non so, ma sono anche criminologo, cerco da tutte le parti, io ho già fatto, mi sono fatto un'idea, mi arriva questa segnalazione e che faccio? Cerco, ma come cerco? Con grande attenzione, cerco con grande attenzione, tant'è che faccio venire, perché probabilmente qualcuno mi ha detto qualche cosa, guarda Pacciani deve avere qualche cosa, sicuramente Pacciani ha qualche cosa. Andate a cercare lì, è una mia ipotesi di lavoro, Presidente, però questa ipotesi io la sostengo col fatto che dopo una serie continua, insistita di ricerche, quel giorno piove, si mette la tettoia, questa tettoia copre una parte di questo pezzo da vigna, tant'è che il dottor Perugini calandosi lo vede, oh, e si cala perché c'è la tettoia, quindi la tettoia copre questo pezzo di palo, e vede luccicare, però il dottor Vigna, il dottor Perugini è un lapsus, a lei gli viene bene in me palo da vigna, ah, io non mi permetto mai di fare questo. Signori, allora, per favore, alunne, non perdiamo tempo, non sono lapsus di questo tipo. Io purtroppo sto difendendo una persona che è accusata di questi delitti e che è assolutamente innocente. E quindi ho diritto di potere con questa toga che vesto, forse immodestamente. Non polemizziamo. Grazie, Presidente. Io sto raccontando verità del processo. Il dottor Perugini si cala. Calandosi bene, ma lui è un po' mio, però bene. Un luccichio, è piovuto, è tardi. Posso avere qualche perplessità o no? Vi è una coccinella, velenosa o non velenosa? Chi dice che è velenosa?
non si è capito nella registrazione. Perché veda, Presidente, se fosse questa frase stata detta dal dottor Perugini, allora mi allarmerei, sarei molto inquieto, perché allora lui sapeva che c'era una qualche cosa che poteva dar noia all'imputato. Poteva sapere, perché il telefono lo hanno tutti, e poteva saperlo perché qualcuno, colui che ha manovrato, signori, c'è uno che manovra contro Pacciani, sicuramente, l'altra la molla, il pezzettino di stoffa, signori, siamo lì, questa cartuccia, e allora dobbiamo stare cheti o dobbiamo essere inquieti? Se fosse stato messo questo aggeggio a uno dei vostri fratelli, a vostro marito, accusato, sospettato di qualcosa del genere, ma vi incavolereste, sì o no? O no? Ditemelo, signore. Al di là della simpatia o dell'antipatia, se fosse stato messo a un vostro amico, cattivo quanto vi pare, ma sicuramente innocente di queste cose, cosa direste voi? In nome del popolo italiano, per la cartuccia e per il blocco, questo signore è il responsabile di questi misfatti? No, signore, la vostra intelligenza, per carità. E dico per carità perché vi è un altro dato che mi ha fatto a lungo pensare. È un dato che si è stirato nel corso del dibattimento così. Vi ricordate quelle cose che si stiravano quando eravamo bambini? Io ero, voi siete tutti troppo giovani. Nelle bancarelle, quando c'erano le feste, signor Presidente, non so se ci siano ancora, c'erano delle specie di cose che si mangiavano e si stiravano, e non ci sono più. Vabbè, quando fanno i torroni fanno così. Vabbè, ma i torroni sono fermi, no, sono morbidi, come le cartucce. Questa volta invece si stira il tempo, e si stira il tempo perché viene chiesta all'ingegner May di fare una perizia sulla dezincificazione. Vi ha spiegato che cosa è questa operazione, vi ha spiegato che cos'è questo fenomeno e vi ha anche spiegato, signori, sulla base di quella che era la sua valutazione oggettiva dal punto di vista scientifico, che questa cartuccia non poteva essere stata lì interrata per più di 5 anni, tutt'altro. Cioè, sempre una, signori, diciamole le cose come stanno, sempre una conclusione che potesse essere compatibile con la idea indagativa, cioè una conclusione è questa: più di 5 anni non è assolutamente possibile, però l'uomo di scienza, l'uomo onesto, perché guardate, io credo, vi ricordate Galileo Galilei, mi pare che sia proprio un esempio che forse non calza per la torre, ma calza per la idea di Galileo Galilei. Galileo Galilei diceva certe cose e la Chiesa, il popolo, ma che questo è una rete, un mascalzone, un farabutto, un cretino, uno stupido, ma diceva delle cose perché la scienza sua riteneva che dovessero essere così, ma nessuno le accettava, le accusa, non le può accettare queste cose. Vi è ormai un filone indagativo, una presunzione a carico di questo disgraziato che ha ucciso nel 1951 e che ha fatto del male alle figlie, e quindi è lui il mostro. Però la scienza, l'onestà intellettuale non può, non deve, io devo dire, nascondersi dietro delle finzioni che possono essere adottate nella platea ludica, se tale è, o nel teatro, ma non nella vita quotidiana, ma non, signori,
nella vita nella quale qualcuno accusato rischia la vita. E questo signore cosa ci ha detto? Ci ha detto innanzitutto che è stata effettuata su, questa, su questo terriccio, ricordate a proposito del luccichio e del terriccio, come vi è una fotografia credo agli atti, come questo specie di chiodo, lui lo chiama un chiodo, poi lo chiama un sigaro, perché era veramente così pieno di cose nere, di terra, che non poteva, io non so come potesse fare a luccicare, vabbè, luccicare, lasciamolo fare. Questo terriccio che ricopriva tutto era un terriccio che fu esaminato con attenzione da parte dell'ingegner May. E noi sappiamo per certo, perché ve lo dice la perizia, io non vi voglio tediare su questo punto, la perizia vi dice che questo terriccio era un terriccio normale, non vi era la pipì del cane, come si è detto, non vi era altro, ma è stata esattamente riguardata dal punto di vista chimico, scientifico, questa sorta di terriccio che avvolgeva la cartuccia e era normale per cui i dati risolutivi di questa vertenza, scusate la terminologia, furono questi, che cioè questa cartuccia poteva essere stata interrata per non più, non un giorno in più di 5 anni, ci ripete qui. Però, alla fine delle sue conclusioni, lo scienziato, l'uomo che dovrebbe non essere mosso da simpatie o da antipatie, l'onestà intellettuale, allora, dopo un po', no, sempre, ma cosa dice? Da dati riportati in letteratura sulla corrosione di ottoni interrati si ricava tuttavia che per un tempo di permanenza di 5 anni per qualsiasi tipo di terreno, qualsiasi pipì, non pipì, di cane, tutto quello che vi pare, la profondità di penetrazione del fenomeno di dezincificazione è superiore di almeno un ordine di grandezza. Io mi auguro che fra voi, signori, io non sono, la matematica per me non è mai stata il mio forte, purtroppo, perché non ho avuto dei buoni professori. Io credo, mi auguro veramente che fra voi vi sia qualcuno che ne capisca, di fisica, che cos'è l'ordine di grandezza, rispetto a quella misurata per il reperto 55357. Ed allora, signori, se è sicuro, perché il dato è un dato scientifico, è sicuro che questa benedetta o maledetta che sia, e chi ce l'ha messo maledetto sicuramente, questa benedetta o maledetta cartuccia è una cartuccia che è stata lì dentro, sottoterra, e che ha rivelato dei valori particolari, sicuramente inferiori di almeno un ordine di grandezza rispetto ai valori per i quali è certo che questa, sarebbe certo che questa cartuccia non poteva essere stata interrata da più di 5 anni, e allora noi dobbiamo dire, signori, che questa cartuccia è stata interrata, come sostiene non soltanto la normale intelligenza, ma qualcuno che se ne intende, implicitamente lo stesso ingegner May, che questa cartuccia era stata interrata 2, 3, 4 anni prima, o forse 2, o forse 3. Cioè, guarda caso, questa cartuccia viene interrata quando si iniziano le indagini contro Pacciani.
il delinquente mascalzone farabutto che ce l'ha con Pacciani, questo anonimo, non certo veneziano, questo anonimo evidentemente ha fatto quello che ha fatto. E sono delle illazioni, signor Presidente. Ma come si fa a stare tranquilli? Ma come facciamo a stare tranquilli, scusate, in una situazione di questo tipo? Come facciamo a stare tranquilli? Qua abbiamo dei dati scientifici. Come facciamo a stare tranquilli quando la pentola è scoperchiata? È perché la pentola si è rivelata nel suo contenuto intimo, perché è senza coperchio. Veda, signor Presidente, quando io vi ho indicato quella traccia dell'estrattore, ve l'ho indicato facendo riferimento alle perizie che sono state tutte, tante, effettuate dal dottor De Vito, da Salsa Benedetti, e voglio ricordarvi quello che scriveva nella perizia Salsa Benedetti, quello che scrivevano i periti. La perizia Salsa Benedetti si caratterizza per la facilità di lettura, la estrema chiarezza e la possibilità di poter individuare in questa metodica di comparazione i dati interpretativi, i dati attraverso cui cioè si deve interpretare un oggetto in modo tale che possa risultare oppur no compatibile con un altro oggetto. La pagina 26, per me, ma è la numero la pagina 4 dell'elaborato peritale, dice: ognuno dei bossoli sparati, stiamo parlando dei bossoli che sono stati purtroppo sparati contro questi, delle cartucce sparate contro questi poveri ragazzi, reca ben evidente l'impronta del percussore dell'arma in cui fu sparato. Ogni bossolo mostra inoltre in misura più o meno marcata le tracce lasciate dall'espulsore e dall'estrattore, quest'ultima localizzata in un punto del corno cilindrico proprio sotto il collarino. Guardatelo, signore, proprio sotto il collarino. Questa è una perizia fatta anni prima da questo signore. E allora, secondo Metzius, che non è il giocatore della vecchia Inghilterra, gli estrattori e gli espulsori, ove presenti, possono a volte non lasciare tracce sicuramente identificabili sui bossoli sparati di cartucce a percussione anulare. Nel nostro caso, queste tracce sono presenti e ben distinguibili, specie quella dell'estrattore. Estrattore. Quest'ultima si presenta come, è la pagina 17 di questa perizia, quest'ultima si presenta come un'intaccatura localizzata sotto il collarino sul corpo cilindrico di forma approssimativamente lenticolare, la lenticchia, la cui posizione angolare, se considerata in rapporto a quella dell'impronta del percussore sul fondello, è a circa 90 gradi. E poi ancora. Le stesse considerazioni possono formularsi per quanto attiene alla traccia lasciata dall'estrattore. Il perito insiste su questi dati primari di identificazione: percussore, estrattore, espulsore, che consiste, come già detto, in una intaccatura di forma lenticolare localizzata a qualche decimo di millimetro
al di sotto del collarino. Ai forti ingrandimenti si rileva, sul fondo di questa impronta, una serie di scabrosità che hanno carattere ripetitivo su tutti i bossoli di reperto. Oh! Ed allora, siccome questo dato informativo ci deriva non certo da una consulenza tecnica di parte del povero Pacciani, ma ci deriva da una perizia che è stata fatta da persone esperte, Salza Benedetti, esattamente credo nell'anno, non lo so, di Dio non lo so. 1986. Lei è sempre puntuale e preciso e io la ringrazio, ma lei ha fatto le indagini, io invece le ho subite nel senso buono della parola come difensore, e quindi qualche volta mi sfugge il particolare non anatomico ma il particolare temporale cronologico. Ed allora, signori eccellentissimi, questi signori Salza Benedetti evidentemente allora che cosa disse? Guardate, signori, che questi bossoli per i quali noi abbiamo fatto la comparazione hanno queste caratteristiche particolari. Hanno tre impronte, percussore, estrattore e espulsore. L'impronta dell'estrattore è esattamente subito sotto il collarino, questo collarino cilindrico, che è la parte finale dove ci sarebbe scritta la H, e qua sotto. Quindi quella è l'impronta di identificazione, una delle tre impronte di identificazione. Questi bossoli che sono stati sparati hanno questa impronta dello estrattore e questa impronta ha una particolarità di lunghezza, di spessore, di larghezza. E questa peculiarità è una peculiarità ripetitiva, si ripete su tutti i bossoli. Ecco perché noi abbiamo la certezza, oltre il dato del percussore, oltre il dato dell'espulsore, che questi bossoli sono stati sparati dalla stessa pistola. E invece questa cartuccia, ecco perché la pentola è aperta senza coperchio. Invece, signori, in questa cartuccia vi è l'impronta ben precisa dell'estrattore, è un'impronta che è due volte più larga di quella che è stata trovata nelle cartucce incriminate. E allora no, non mi può dire, signor Presidente, signori della Corte, il generale Spampinato, caro amico mio, e l'altro signor Benedetti o come si chiama, non mi può venire a dire non la facciamo neppure noi questa valutazione, perché a occhio nudo si vede che questa è più grande di quell'altra. Ma che siamo pazzi? Come si vede che questa è più grande di quell'altra? Tu hai l'obbligo morale, giuridico, morale oltre che giuridico, morale, c'è una persona qui, di verificare, di controllare, sì, devi farlo, non puoi dire no. Siccome questo è più grande, che volevi? Tu volevi a tutti i costi la presunzione, tu volevi a tutti i costi che fosse uguale, se fosse stata più piccolina, hai visto, c'è l'impronta, c'è un'impronta, l'impronta della pistola, ma l'impronta della pistola non c'è, c'è un'impronta dell'estrattore che è diversa, che esclude assolutamente in termini di certezza che questa cartuccia sia stata una cartuccia che era stata incamerata nella pistola del mostro. Signori, io vi ho allegato, perché non sono capace di farlo, questo ragionamento scritto che invece mi ha mandato il mio consulente, vi ho depositato, ai sensi di un certo articolo del codice di procedura penale, due memorie che devono illuminare sul punto, io credo, la Corte. Se la Corte dovesse avere una qualche perplessità, è chiaro che esiste un rimedio giuridico, che è quello di disporre una perizia. È un punto che può essere nodale. È un punto che può essere il cosiddetto punto chiave della vicenda.
È un punto che non può essere sottaciuto, signore. O voi ritenete, come dovete ritenere, ictu oculi, perché così si vede, perché così è, che quella impronta che esiste su questa cartuccia è l'impronta dell'estrazione, e per arrivare a dire questo lo potete tranquillamente sostenere con la logica. Perché chi ha voluto, fra virgolette, incastrare Pacciani, cosa ha fatto? È uno esperto di armi, certamente. Cosa ha fatto? Ha fatto in modo che si lasciassero delle microstrie, le quali microstrie potevano dare la sensazione, niente di più, tant'è che i periti lo dicono, questo è un elemento incerto, assolutamente non abbiamo certezza, delle microstrie che potessero essere in qualche modo compatibili, e sono tutte così, capito? Così. Basta che tu disposti, ne trovi 3, 4, 5, non tutte insieme, io spero di essermi spiegato su questo punto, non tutte insieme, ma basta che io sposto un pettine con un altro pettine, troverò dei denti del pettine che qua si agganciano con questo e poi un altro che si aggancia su. Ma non troverò mai, signori, delle fasce di microstrie. Probabilmente il discorso, l'esempio del pettine non va bene perché i pettini sono tutti uguali, ma qua non sono uguali. E allora noi sappiamo, Presidente, signor giudice all'Adere, signor consigliere e signori eccellentissimi di questa corte, voi rappresentate il popolo d'Italia, questo popolo bistrattato ma sempre in gamba, fra virgolette, sicuramente ha superato e supererà ancora tante cose. Superate anche voi questi momenti delicatissimi con la vostra intelligenza. Non voglio il cuore, non voglio neanche assolutamente l'antipatia. La intelligenza, solo la intelligenza. E allora, se questo proiettile, se questa cartuccia è stata incamerata, e perché? E perché? Fatevele queste domande. E perché questa cartuccia dovesse essere incamerata in una pistola che Pacciani ha? Pacciani è sicuramente in galera in quel periodo, certamente in galera. Questa pistola viene incamerata, ma guarda caso incamerata in una camera di scoppio, la quale immediatamente fa agganciare questa cartuccia, lascia questa impronta, viene scarrellato, guardate, viene scarrellato, quindi ormai ha già fatto quello che doveva fare, ha lasciato delle impronte. Le ha già lasciate, poi si fa in modo, perché se no non si riesce a capire perché questa pistola, questo proiettile, perché questo proiettile deve avere un significato accusatorio. Signori, ma la mente è sopraffina, come la mente dell'asta guidamolla, col pezzettino di stoffa, e ti si manda il pezzettino di stoffa, vedrai, ti si incastra. Dice il mostro, incastro, dice il mostro. E vediamo un pochino con questa cartuccia. Questa cartuccia, innanzitutto sappiamo, perché questo sa, che lascia queste microstrie. Queste microstrie, non sono omogenei i reperti, perché c'è l'impronta del percussore. E quindi però, insomma, qualche cosina, un po' di qualche cosa facciamo, si fa, io farò, ti prego, caro Pacciani, e dai, tu hai violentato le figlie, ti sistemo io, zac, e si lascia questo. Però si deve spiegare, perché sennò è assolutamente inspiegabile come è caduto in questo angusto ambito così, è vero? Non è così. Come l'ha visto lei, io l'ho visto in modo mio. Ah, certo, ma mi pare che sia così, anzi è forse più grande. Entra qua dentro questo pezzettino di cartuccia, entra dentro, si nasconde sotto il terreno e succede quello che succede. Però
come cade. Signori, pensate. Come cade dentro? Ma guarda caso, non batte neppure nel pezzettino di cemento. Entra dentro e poi si ricopre di terra da sé, piglia come un lenzuolo e se lo ricopre. Ma cade dentro. E cade di sotto, cade di sopra, si inceppa, ma si inceppa malamente, Presidente, perché non c'è la cartuccia di prima. Perché i periti hanno fatto anche questa indagine, perché se ci fosse stata un'altra cartuccia che era infilata nella canna, le tacche che esistono nella cartuccia incriminata, fra virgolette, sarebbero diverse. Ed allora io veramente, signori, io sarò tardo in età, sarò evidentemente forse conculcato nel mio pensiero dall'idea di dover difendere a tutti i costi quest'uomo, però, signori, non mi torna assolutamente niente, ma nulla, ma nulla. È una violenza alla intelligenza, io credo, anche di un bambino. Non mi torna nulla, ma nulla, 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 nulla. Questa è la cartuccia e questo è praticamente l'ultimo indizio che noi abbiamo esaminato, forse in maniera caotica, probabilmente non riuscendo a spiegare come si dovrebbe dal punto di vista tecnico che questa cartuccia è stata messa da qualcuno, non appartiene assolutamente alla cartuccia o a una delle cartucce che sono state sparate dall'arma maledetta del mostro, non è mai stata incamerata nell'arma del mostro, non appartiene in alcun modo a Pacciani. Vedano, signori, io mi ero dimenticato di dirvi, così, ma lo devo fare, che addirittura su questa cartuccia vi è stata anche perplessità da parte dei signori periti in ordine alla compatibilità della stessa con i lotti per i quali si era tanto discusso, i lotti cioè che facevano parte di quelle dei cui lotti facevano parte proprio le cartucce sparate dal mostro. E a proposito di questa strana impronta di inceppamento, io voglio leggervi quello che hanno detto i periti, pagina 22, i quali non se la spiegano, neanche loro. Dato che lo stesso fenomeno si è verificato con ogni probabilità anche con l'arma nella quale era inserita la cartuccia repettata, si deve presumere, ricordate a proposito che loro hanno tentato in più volte, mille volte, di far inceppare delle armi, non ci sono mai riusciti. Si deve presumere, tranne, ha detto, per verità, che l'ingegner Benedetti, qualche volta l'inceppamento accade nelle zone dove si fa il tiro a segno. Si deve presumere che il caricatore della stessa doveva presentare qualche anomalia oppure che l'inceppamento si sia verificato a seguito di un irregolare funzionamento della pistola originato da fenomeni prodotti dalla cartuccia sparata precedentemente. Come sparata precedentemente? Il Pacciani si metteva a sparare dentro, così, dentro il giardino, cominciava a sparare così, a chi sparava? Le cacce. No, perché poi a un certo punto devono ritornare indietro. Non se lo spiegano, non se lo possono spiegare, perché l'inceppamento si può spiegare se vi è stata una cartuccia incamerata che a un certo punto non è fuoriuscita o non è sparata, ed allora la seconda cartuccia che viene portata dal caricatore in avanti, non potendo entrare nella camera di scoppio, si alza, batte, ma se batte, batte contro il collarino della cartuccia che non ha sparato, che è incamerata,
E questo non è. E allora, signori, allora. E allora è stato fatto apposta. Da qualcuno. Perché non è assolutamente pensabile, signori, ragionate col vostro cervello. Non è assolutamente pensabile che il signor Facciani o chi per lui si mettesse a scarrellare questa pistola. Non so a chi dovesse sparare, se alle galline, ma neanche le galline credo ci fossero lì, o a qualche topolino di campagna, o non so a chi si mettesse a scarrellare nell'ambito angustissimo di questo giardino, e scarrellando questa cartuccia fuoriusciva, così lui la lasciava cadere, non si sa se di sopra, di sotto, perché una volta che si ferma la pigli, te la metti in tasca, no? E allora invece questa cartuccia, perché non si sa come, tac, è calcio. Vabbè, l'abbiamo già detto. Abbiamo già detto però, scusatemi, non siamo in alcun modo tranquilli. Perché non siamo tranquilli? Perché questa estrema incertezza, questa inquietudine, lasciatemelo dire, inquietudine, lo devo dire, che permea questo tipo di cose, trova supporti ulteriori in che cosa? In alcune pagine della stessa perizia. Pagina 25. Parlo della perizia Benedetti Spampinato. E a proposito della stampigliatura sui bossoli, l'esame della lettera H stampigliata, eccetera. Le differenze rilevate tra la lettera H impressa sul fondello della cartuccia sequestrata a Pacciani e quella stampigliata sui bossoli repertati sono le seguenti. Quindi già abbiamo delle differenze morfologiche. All'interno della lettera H della cartuccia sequestrata a Pacciani si notano numerose microstrie. A me mi fanno arrabbiare, perché è sequestrata a Pacciani? Li hanno mica trovato in tasca questa cartuccia. Allora, sì, siamo d'accordo, l'hanno trovato nella sua casa, nel suo giardino. Vabbè, alla polizia. Siamo d'accordo, io non mi permetterei mai di dire queste cose. Ah, lei lo dice. Lei lo può dire, io non lo posso dire, guai se lo dicessi, per carità. Io lo dico, mi querelerà la polizia. No. Ma lei non lo può dire, non lo deve dire. Via, signori, ma basta intendersi. Se avessimo poliziotti che fanno questo, allora... Andiamo avanti, via, non ha nessun significato, certo, si fa solo per intendersi. Altro che sismi, che SISD e compagnia bella, vabbè che abbiamo avuto deviazioni di ogni tipo in Italia, ma penso proprio di no. Allora, ma l'ha voluta, caro pubblico ministero, all'interno della... Apposta, avvocato. Certo, siamo d'accordo, lei sa. Vabbè, all'interno della lettera H, no, lei non sa. Lei è persona correttissima e lei fa il suo lavoro. Signori, vogliamo smetterla? No, ma stavo dicendo che stavo facendo anche io il mio dovere. All'interno della lettera H della cartuccia sequestrata a Pacciani si notano numerose microstrie, H, l'H che c'è nel fondello, fenomeno rilevato soltanto su alcuni dei bossoli repertati, sui quali però le stesse sono presenti in quantità inferiore. Quindi già esiste una diversità morfologica, cioè questo fondello della cartuccia di Pacciani rispetto a quelle altre, a tutte quelle altre che hanno impressa questa lettera H, ha una peculiarità in senso riduttivo. La larghezza dei lati verticali della lettera H, è il secondo punto, stampigliata sul fondello di alcuni bossoli repertati, è considerevolmente inferiore, considerevolmente inferiore a quella dei corrispondenti lati della lettera H impressa sulla cartuccia sequestrata al Pacciani. Quindi una diversità anche questa morfologica, che i periti avvertono e che descrivono considerevolmente. La profondità e la definizione dei lati della lettera H presente su alcuni reperti è maggiore rispetto.
rispetto a quella della lettera H della cartuccia sequestrata a Pacciani. Poi alla fine, è la verità, io non nascondo nulla a nessuno, però potrebbe essere stata una impronta messa da un punzone che era un punzone originato da uno stessa stampigliatura o viceversa stampigliatura che era originata da uno stesso punzone. Però signori, esiste nella natura di questo esame, in natura esiste già una diversità moltiplicata per tre, perché tre sono le parti morfologiche di questa cartuccia che si diversifica da tutte quelle, cioè da quei bossoli che sono stati sparati, esiste questa diversità. Quindi si aggiunge all'un coperchio l'altro coperchio che manca. Però, io ve l'ho già detto prima, le conclusioni. A proposito di questa particolare forma, questa circostanza, pagina 27, non ci autorizza comunque a sostenere che la cartuccia trovata presso l'abitazione del Pacciani appartenga ad uno dei lotti di cui facevano parte le munizioni impiegate negli 8 duplici omicidi. Ad incertezza, non ci autorizza a sostenere questo. Pagina 26. Amleto diceva: il resto dovrebbe essere silenzio. C'è il silenzio degli innocenti e ci sono le agitazioni dei colpevolisti. Noi siamo sfiniti, signor Presidente. Siamo sfiniti nell'anima, anche se ci sorregge ancora un po' di forza fisica grazie al latte materno di quasi 2 anni. Però, signor Presidente, signori della Corte, avete un compito così non ingrato, ma grave, un compito che deve essere avulso. Io ho cercato di fare mente locale sulle tragiche peculiarità di questa vicenda. Avete un compito difficile, in apparenza soltanto, perché il fatto è grave, perché ci sono tante bare dietro le mie spalle, perché dietro le nostre spalle, perché ci sono tante lacrime che sono state versate, perché vi è un imputato con caratteristiche che voi conoscete. E quindi un tumulto di sentimenti, un tumulto di congetture, tutta una serie di sensazioni che possono tradire, e qualche volta purtroppo lo fanno, la metodica cosiddetta giudiziale, il giudizio. Michelangelo fece quello universale, Dio lo farà un giorno, voi dovete fare un giudizio particolare. Avete sentito il pubblico ministero, sicuramente lo risentirete domani, oggi, non lo so, le sue tesi
valido com'è, lo dico pubblicamente perché lo stimo, non lo posso certamente amare come in modo cesareo o romano. C'è già troppi amori qui in questo. Avvocato Fioravanti ama Facciano, li lasciamo fra noi. Ma io preferirei che stesse zitto il pubblico ministero quando lo parla, perché nessuno ha parlato quando lui ha detto questo. Signori, sono le 11. Lo so, ma cita i nomi Pietro Fioravanti e non Pietro Fioravanti. Il pubblico ministero deve stare al suo posto. Avvocato, smettiamo, che vi accendete così in fondo, non eravate stanchi. E allora? Per l'amore, finalmente qualcuno. Allora, avvocato, se mi accendete ancora, sospendo l'udienza. Ho finito, Presidente. Ecco, mi scusi, io parlo di amore, non parlo di morte. Sto parlando di amore, purtroppo, guardi, sulle morti. E allora, sta buono. Scusami, hai ragione. Allora, dunque, Presidente, allora mi avete interrotto quel momento incantato. Questo è uguale. Oh, sì, va bene, avanti, forse. Va bene, dunque, però siamo adusi a... E siamo come l'arabe fenice. Vabbè. Allora. Presidente, signore della Corte, scusate queste forse digressioni involontarie, mi creda. Però sono digressioni che traggono ragione da un intimo mio convincimento. Non avrei accettato questa causa a suo tempo, anche se la causa era bellissima, se ho avuto invidia a destra e a sinistra, sicuramente avrei invidiato io anche l'altro collega che fosse stato o altri colleghi avessero fatto sicuramente molto meglio di me questo processo, ma la sorte mi ha destinato a soffrire con il Pacciani e io ho cercato di fare il mio dovere con i mezzi pochissimi, modesti della mia vita, della mia persona. Però dobbiamo ora ricapitolare per un attimo, in chiusura, che cosa è successo in questo processo, quali sono gli elementi cosiddetti indizianti e come voi dovrete pervenire alla soluzione del caso cosiddetto giudiziario. Voi sapete che questo è un processo indiziario, voi saprete che, come dice la parola indizio, l'indizio non è una prova, perché non possiede le caratteristiche della prova, perché l'indizio presuppone la alterità, la diversità tra la prova e il fatto da provare. È proprio l'alterità è la conseguenza della struttura cosiddetta ontologica, essenziale, proprio ontos, greco, nascere, genetica dell'indizio. E la stessa parola, indizio, indica, non prova, perché non è un fatto, ma indica eventualmente degli elementi che possono o non essere correlati ad una persona, alla persona che è indiziata. Quali sono gli indizi che noi abbiamo in questo processo che il pubblico ministero ci ha prospettato nella sua impostazione accusatoria? Porta sapone 1. Comincio col porta sapone per lavarmi, per finire di purificarmi in questo ultimo sforzo. Porta sapone, ve l'ho detto poc'anzi, signori. Sono sensazioni dei parenti, contro i quali si staglia tutta una realtà fenomenica, accertata, provata. Questo portasapone mi pare di averlo visto. Il portasapone non è un quadro, lasciamolo fare, il quadro
che ha delle morfologie, degli aspetti, dei disegni, dei lineamenti inconfondibili. Portasapone è un portasapone di cui certamente vi è una serialità di costruzione, di fabbricazione. Non sappiamo quante migliaia di portasaponi che hanno pressappoco le stesse caratteristiche formali, cioè di forma, tutte insieme. Però questo portasapone ha una peculiarità che lo distingue dalle altre cose di questo processo, perché questo portasapone ha un marchio. È stato controllato agevolmente, insistentemente, con una ricerca spasmodica, se in Germania poteva esistere un portasapone con questa marca Deis. La risposta è negativa. Il dato indiziante è fallito, perché è incerto, fu prima, incerto rimane anche oggi, e non è stato assolutamente coperto questo spazio di estrema incertezza dalla verifica dibattimentale. Non mi direte, signori, per cortesia, per carità, la bruciatura, guardate attentamente, verificate le rogatorie. Semmai qualcuno ha pensato alle bruciature, non sappiamo neppure se questo ragazzo, se il povero Horst, come si chiamava, il poveraccio, fumasse oppure no. Guardatele quelle cose. Queste sono insinuazioni che non accetto. Nel nostro sistema processuale esiste un principio fondamentale che i latini chiamavano onus, onere, e l'onere della prova incumbit e equidicit, incombe a colui che dice, che parla, a lui, alla prova. Ed allora, perché incombe all'accusa? Vi siete mai posti la domanda, i signori giudici togati certamente lo sanno, perché la difesa parla per ultimo? Perché l'imputato ha per ultimo la parola? Perché? Nel nostro sistema moderno, grazie a Dio, un po' meglio di quello di una volta, ma perché? Perché io voglio capire, voglio sapere che cosa tu mi dici, che cosa tu mi accusi, per avere il tempo di organizzarmi qualche volta e per dire la mia, sì, sono colpevole, no, non c'entro nulla, come in questo caso. Fino in fondo, sempre, comunque, dovunque, dirò che non c'entro nulla. Dirò io, povero modesto avvocato, che Pacciani Pietro non c'entra nulla in questo processo indiziario fallito. E lo ha già rivelato la Suprema Corte quando disse e sostenne che il portasapone era fra gli indizi, uno degli indizi certi. Signori, nel processo non è cambiato nulla da allora. E rimane ancora un indizio incerto, anzi con una connotazione a favore dell'imputato, cioè dal fatto che questo portasapone in Germania non veniva commercializzato, venduto, fabbricato, e quindi è questa una presunzione di innocenza che, insieme alle altre relative a questo oggetto, mi fa propendere ancora di più, se si può parlare di proporzione, per una carenza assoluta di una certezza che mai vi è stata. Quindi siamo nell'incerto totale, quindi siamo nella impossibilità di valorizzare questo dato. Voi sapete che questo indizio, o la serie di indizi,
sono perché elementi di valutazione probatoria costituiscono la base della cosiddetta prova critica. Critica che è ambivalente come dato nominalistico. Crisi, e quando c'è la crisi bisogna cercare di risolvere il problema. Critica. La critica può essere anche un insieme di sforzi mnemonici, mentali, intellettivi, per cercare di agganciare l'un elemento all'altro e dare una risposta a certi fatti. E la risposta noi la dobbiamo dare con che cosa? Con questi frammenti di indizi. Non dico frammenti di prova, signor Presidente, signore della Corte, frammenti di indizi. Blocco Schizenbrunner, ne ho parlato stamattina a lungo e scusatemi se mi ripeto per un attimo soltanto, poi finisco prestissimo la mia fatica. Sappiamo quello che c'era scritto, sappiamo quello che era stato verificato nel corso di questo dibattimento, sappiamo tutto di questo blocco. L'unico dato inquinante, signori, diciamo la verità, per una corretta valutazione dell'indizio, è la possibilità che questo blocco fosse stato posseduto dal ragazzo. Rileggete tutta la rogatoria, avete tempo, rileggetela tutta, vi prego. Vedrete come ad un certo punto risulterà agli atti che il 4,60 che è scritto a matita compendia esclusivamente un prezzo. Un prezzo ed una data, ed un anno. Un prezzo, una data, un anno. E l'anno è certamente uno di quegli anni anteriori al 1980. Voi avete nel processo, perché acquisiti dalla polizia, avete nel processo una serie di fatture del 1982, quando quel blocco veniva venduto a 5,60. Nel 1982, sicché è ipotizzabile, è logico, non ipotizzabile, è logico che questo blocco avesse il prezzo di 4,60, blocco che è stato fabbricato già dal 1974, questo blocco avesse certamente questo prezzo prima degli anni 80. Leggete, vi prego, le dichiarazioni che rende la sorella del povero ragazzo ucciso in relazione ai professori che aveva avuto questo ragazzo. E questi professori diranno: mi ricordo di questo ragazzo, i professori, però noi non indicavamo né consigliavamo mai a nessuno dei ragazzi di rivolgersi e quindi di acquistare presso questa o quell'altra dei negozi dove si vendevano queste cose. Ricordate ancora, se non dovesse bastare, le dichiarazioni della signora Stellmacher, dell'altra signora, non mi ricordo Loman, come si chiama, Loman, ma di tante altre, grazie pubblico ministero che mi sorregge in questa fatica. Ricordate anche queste altre persone, tutte, alle quali furono mostrate le fotografie di questi ragazzi. E ricordate quello che dissero queste ragazze prima: noi con gli studenti normalmente intratteniamo un rapporto. Questo ragazzo non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Non lo conosco. Mi è del tutto ignoto.
certamente in Germania questa tragedia si era diffusa come notizia da tutti quanti. Ma in Germania siamo in Germania. Qua tutti vedono, tutti conoscono, tutti ricordano, tutti quanti. Là no, no, non l'ho mai visto. Io non condivido certamente l'impostazione della teoria normativa d'autore, ma Presidente, devo dire che questi signori hanno una serietà encomiabile quando si tratta di cose serie, come è un giudizio penale, e quando si tratta di testimoniare davanti ai giudici del popolo, che sono molto vicini a quel signore che sta lassù, a Dio, non si permetterebbero mai di dire una non verità. E queste cose sono state dette da queste persone. Ricordatevi anche quello che disse la povera mamma di questo ragazzo. Io non ricordo assolutamente di questo portasapone. Dico tutti i dati assolutamente incerti. E ricordatevi ancora di quello che disse la sorella a proposito delle matite. Io non ricordo assolutamente di questo astuccio. Ricordatevi ancora quello che disse questa sorella a proposito del portasapone, a proposito del cosiddetto, della truss, come si chiama, del, come si chiama quella roba là, insomma quella cosa là, e a proposito del taglierino. Non l'ho mai visto in casa mia. E allora, signori, e ricordatevi ancora un'altra cosa, ma capite, così è un mio pensiero che mi sta avvenendo ora in questo momento, ma capite che questo avrebbe dovuto tenersi con sé un blocco note acquistato certamente nel 1979-80, forse ancora non aveva neanche cominciato a fare questa attività scolastica, e invece di usarlo nel 78, 79, 80, 81, 82, 83, no, lo tiene lì e se lo porta dietro nel campo. Signori, questi sono gli elementi che corredano questo indizio, un indizio che è superato integralmente da verifiche, controlli, atti pubblici, dichiarazioni scritte, appunti fatti lì dal Pacciani. Voi sapete, avete di là tutta una serie di fascicoli nei quali il Pacciani scrive tutto, fogli, fogliettini, disegna, fa di tutto, appunta tutto, le ore lavorative del muratore, le ore lavorative delle figlie, tutto segna, ha bisogno soltanto di memorizzare questi dati perché lui deve ricordare, deve tenere con sé. È un povero uomo, certamente, di campagna, che ha soltanto questi interessi. Questi interessi, qualcuno mi direbbe, ci sono anche interessi lubrichi, non c'entrano in questo processo. Assolutamente no. Signori, scordiamoci questo dato. Dobbiamo toglierlo dalla nostra mente e dal nostro cuore e dalla nostra intelligenza. Quindi questo dato indiziante è equivoco, assolutamente equivoco, impreciso, inadattabile alla persona dell'imputato, correlata alla persona del povero ragazzo morto. Assolutamente inadattabile. La Corte Suprema ha detto che era incerto, e l'incerto è rimasto, anzi vi è la certezza che questo blocco non si può in alcun modo legare alla persona dell'imputato e quindi alla persona del morto. Tanto per cominciare, e finisco sul punto, questo blocco è diverso da quello che ci ha offerto la sorella. Non solo, ma guardate ulteriormente questa peculiarità, che è quella secondo cui non si sa neppure dove questo blocco che aveva la sorella fosse stato acquistato. Perché poteva essere una sorta di presunzione a favore dell'accusa se, per esempio, il blocco che era stato tenuto dalla sorella, ma era superata in ogni caso e comunque dalla diversità della forma,
Era più grande quello della sorella, più piccolo questo del ragazzo. Se quella della sorella, che ha portato la sorella, fosse stato acquistato nello stesso negozio. La sorella reggete gli atti della locatoria, la sorella dice che alcuni compagni del fratello le avevano riferito che lui era uso andare ad acquistare questa roba o da Heinzmann o da Belpress. E perché no altrove? E se li aveva acquistati altrove, li aveva acquistati certamente nel periodo che va dall'81 all'82 all'83, sono 3 anni mi pare che sia scritto in qualche rigo di questa rogatoria, sono 3 anni soltanto, e di 3 anni il periodo scolastico per questa attività di progettazione. E allora, signori, questo è un blocco che è stato acquistato, venduto certamente quanto tempo prima, è stato venduto certamente nel 79, nel 78, nell'80, e nell'80 cominciano a essere segnati certi dati dal signor Pacciani. Equivoco, incerto, addirittura da escludere, da scartare nel novero degli elementi di giudizio, perché esistono quei dati di controllo, di verifica che noi abbiamo effettuato qui tutti quanti insieme, per cui sicuramente il Pacciani in quel periodo, nel 1980, già deteneva questo blocco. E lo deteneva, signori, perché? Perché deteneva tante altre cose. Voi avete visto anche di origine teutonica delle giacche con timbri. Avete visto tante cose di origine tedesca. E allora tutto quello che è tedesco deve appartenere per forza ai morti? No, perché anche se i morti purtroppo non parlano più, certamente i vivi che erano loro contigui possono dire qualcosa. E lo hanno detto. E quello che hanno detto basta per confermare ancora l'insussistenza del dato indagativo sul piano della certezza, sul piano della robustezza, sul piano dello spessore probatorio. Ricordatevi anche un'altra cosa, e poi concludo sul punto: è stata fatta anche una perizia ESDA. Vi hanno detto qui i signori, il dottor Donato, che addirittura c'era la possibilità di intravedere sotto qualche grafema del ragazzo. È stata negativa. E poi fu mandato il blocco tutto intero in una città, non so se a Colonia, dove comunque si fanno queste attività di ricerca approfondita e di ricerca specializzata. La risposta è stata no, non c'è nulla, nulla. Voi ricorderete anche dall'inizio, insieme delle dichiarazioni che sono state fornite nel corso del dibattimento, che la città di Osnabrück era una città piuttosto grande, 163.000 abitanti o 170, lo ha detto anche la sorella, ed era una città universitaria. Sapete tutti voi, lo sapete, perché è nozione comune, che la vostra e mia anche ora bellissima Toscana è una città, una regione, la Toscana e la provincia di Firenze in particolare, quella di Siena, anche quella di Grosseto ora, privilegiata dalle attenzioni dei turisti tedeschi. Quanti ne vengono? Tanti. Perché non può essere stato questo blocco di qualcuno, di qualche ragazzo, di chi? Non lo so. Non è certamente del ragazzo ucciso, perché il ragazzo ucciso è stato ucciso nel 1983, noi abbiamo delle indicazioni precise del 1980, 81, 82. Asta Guidamolla, oh. E l'asta Guidamolla è uno dei momenti, lo chiamo momento, non delicati,
ma inquietanti. Inquietanti perché c'è una regia di qualcuno, chi è il mostro non lo so. Certo si è che questo signore prima si mostra facendo delle lettere anonime, dicendo a Pacciani: stai attento e ti metteranno qualcosa, se ti vogliono fregare ti fregano. Dopo qualche giorno sul giornale, il 5 maggio, viene fuori sulla stampa locale una bella fotografia di una pistola scomposta in tutti i suoi componenti, la pistola calibro 22. Dopo qualche giorno arriva l'asta Guidamolla. Con quel pezzettino di stoffa che i poliziotti riconoscono a prima vista senza averlo in mano, però cercano di andare a vedere se a Crespello c'era questo pezzo di vetro rotto oppure no, non c'è nulla, però ci sono due ragazzi, la Battoli e un'altra ragazza, che avrebbero visto il povero Pacciani così. Una l'avrebbe visto quasi che stava, non so, nascondendo che cosa, l'altra alla fine deve dire che Pacciani l'ha visto soltanto di profilo. Che cos'è questo? L'asta Guidamolla è un pezzo di ferro. L'asta Guidamolla è un pezzo di ferro che compone migliaia e migliaia di pistole, sempre lo stesso pezzo di ferro. Centinaia forse di migliaia, perché? Perché l'asta Guidamolla è un pezzo di ferro che compendia l'insieme delle pistole calibro 70, 71, 72, 73, 74, eccetera. E allora è di per sé assolutamente incerto. È equivoco certamente il messaggio, sul piano della prova non è niente. E poi c'è quello che il signor Pacciani chiama impropriamente una mascalzonata da parte di qualcuno che gli vuol male. La famosa cartuccia. Mi sono diffuso anche troppo. Io non voglio utilizzare la frase, anzi quello che ha detto il Pacciani, che è un trucco, né quello, per altre questioni, per altri motivi, che è stato scritto in un certo libro. Non mi interessa nulla, è una mascalzonata comunque da parte di qualcuno che vuole male a Pacciani. Pacciani è un uomo non più simpatico. Non è stato simpatico dopo che invece lo era al Nesi ed altri, dopo che costoro seppero dei guai suoi con le figlie. E siccome la malvagità umana connota molte volte le nostre condotte, è chiaro che questo malvagio scempio ha messo questa pallottola, questa cartuccia, quando Pacciani non c'era, quando Pacciani era ancora in carcere. La incompatibilità temporale mi pare che è evidente. Ha messo una cartuccia che potesse avere la possibilità di dare una sensazione di colpa contro di lui. Una cartuccia che voi avete visto, io mi sono dilungato troppo, scusatemi, che invece dimostra chiaramente che non è stata mai nella pistola del cosiddetto mostro. Una cartuccia che non gli appartiene in alcun modo, una cartuccia che non dice nulla, come hanno detto i signori periti, esprimendo un giudizio
di incertezza, e l'incertezza, signori, non può costituire niente nel processo penale. I riconoscimenti del Pacciani, il processo è qui, gli elementi indizianti sono questi. Sono attendibili questi riconoscimenti? La chierica era alta, era bassa, motorino giallo, motorino celeste, motorino rosso, era lì, l'ho visto, era lui con un altro che passava da Cerbaia. Sono attendibili, signori. Cioè voi, sulla base di queste cose, di queste considerazioni, il motorino addirittura che viene visto il giorno dopo, una persona a cui si attribuirebbe la identità di Pacciani, ma poi è più grande, più diverso, c'ha la chierica, è stempiato, i capelli lisci, che il giorno dopo la morte di questi ragazzi era lì a guardare con il piede messo dentro il pianale del campo, era a guardare l'assassino, si mette a guardare i morti, non dice nulla. Signora, non scherziamo. Ma scherziamo. E chi l'ha mai riconosciuto Pacciani? Chi sarebbe stato mai colui che avrebbe riconosciuto Pacciani? Questi signori? Pacciani che beve, Pacciani che ha una vita particolare, Pacciani che a Badia Bovino o dovunque egli sia stato prima ha sempre lavorato, Pacciani che ha subito mille cose nella sua vita, che ha commesso anche delle nefandezze, sicuramente, ve lo diamo per scontato, che spiega alla corte attraverso un'intercettazione telefonica di come sarebbero avvenute certe cose, lo spiega facendo che cosa? Da un monologo passando ad un dialogo con la moglie, quindi una realtà contadina che ci sfugge, certamente è fuori da noi, ma è una realtà. Una realtà contadina, signori, che drammaticamente noi dobbiamo dire che esiste, perché il Pacciani, in quel monologo, che poi diventa dialogo, indica altre persone. Purtroppo esiste anche questo, che facevano certe cose. Però vi è, signori, stiamo attenti. Vi è una sentenza, signor Presidente, signori eccellentissimi di questa Corte, il cui contenuto è importante, perché lo avete voi utilizzato, lo dovete utilizzare ai fini della valutazione della personalità. Quando succedevano certe cose, succedevano in casa, nel letto, in casa. Si è fatto dire a queste ragazze, labili certamente di mente, che addirittura portava nel boschetto, una scendeva per far la guardia e lui faceva, ma scherziamo, chiudiamo questa parentesi assurda. Esiste il dato, esiste una sentenza, esiste una verifica su quel fatto, che non è il fatto che noi ci viene imputato. Signori, non è il fatto che ci viene imputato, ho detto sì che sono colpi di teatro, bravo, regista. Sono colpi di teatro. Ma ho ripetuto e ripeto che la vita è qualcosa diversa dal teatro. Grazie a Dio e qualche volta purtroppo. Pistola? Bruni? Petroni? Cosa avete? Perché lei, Presidente, ipotizzò, in mancanza di altro, che qualcuno, tutti parlano, tutti sanno, chi è il mostro, è lui, lo arriveranno, lo prenderanno immediatamente, ma certamente lui, ma come? Ha visto come è? Alle fine, ma figurati se non è lui, lo si sapeva, sai. Ecco, la calunnia, il venticello, il
colpo di cannone. E poi qui, uomo di 85 anni, ricordatevelo, memorizzato, cosa dice? No, non è vero, io non l'ho mai visto, non l'ho mai visto, non l'ho mai visto, non è vero nulla, tu menti, tu menti, tu menti. Uno che aveva subito le violenze del fanciullo e dice la verità qui davanti a voi, davanti a Dio, perché voi lo rappresentate. Avvocato, non esageriamo adesso. Certo, dovete rappresentarlo, Presidente. Dio, la verità l'ha detto. Dovete rappresentarlo, Presidente. E mi dispiace, dovete rappresentarlo. Perlomeno dovete tendere a rappresentarlo attraverso la vostra intelligenza, perché la intelligenza è qualcosa che accomuna, che avvicina l'uomo a Dio. Bene, proseguiamo. Non vuole essere... Andiamo più sul terreno, però. Ho finito, Presidente. Io credevo di fare il mio dovere, dicendo che noi rappresentiamo, che l'uomo, nella nostra modestia, il popolo. Ora Dio, lasciamolo stare. Non siamo al computer, il computer lo usano alcuni per fare gli screening. Ma poi con Dio pare che sia il Pacciani che ha relazioni più dirette, non noi. Certamente, Presidente, ma veda, Pacciani è anche una creatura che, come i lombrichi, le vipere. Lui ci parla, quindi non so. Certamente, come i lombrichi, le vipere, tutte le zanzare, sono tutte creature di Dio. Forse il pubblico. Noi abbiamo un qualcosa di più e di meglio di queste creature, si dice, perché abbiamo l'intelligenza, che è qualcosa di divino, si dice. Hanno detto così i padri della Chiesa e quegli altri padri della filosofia. Bene. E allora, signor Presidente, questi sono gli indizi a carico dell'imputato, questi indizi sono rimasti sempre più incerti. Noi abbiamo un processo che si è celebrato nel 1968, ho quasi finito. Abbiamo una persona che è stata condannata in quel processo, ha confessato, comunque era certamente, voglio anche seguire la impostazione accusatoria, era certamente sul luogo del delitto. Questo signore aveva usato una pistola, questo signore ignorava e ignora ancora l'esistenza di quest'uomo, non soltanto quel signore, ma persone dello stesso, fra virgolette, clan. Nessuno ha mai conosciuto Pacciani. Qui una decisione, si sparò con una pistola, quella pistola ha reiterato questi misfatti, quella pistola non è mai stata trovata, si è cercato dei surrogati anomali, inaccettabili, insussistenti sul piano della loro valentia o valenza probatoria. Il processo è questo, è un processo, cari signori, che amareggia tutti, perché è un processo che non riesce a fornire alcuna prova contro Pacciani. Amareggia voi, non dico voi giudici, amareggia voi coloro, cioè quella parte del popolo a cui è antipatico il Pacciani, ma privilegia l'intelligenza, l'onestà intellettuale, la serietà e la serenità di giudizio. Fate o Dio che fra le contraddizioni e le ire loquaci degli uomini io possa discernere il vero, che nella serenità io non passi i limiti della legge, che neppure i colpevoli siano da me maltrattati più di quel che bisogna a farli migliori. Fate, o Dio, che quando la coscienza mi avvisa che non posso punire, io trovo il coraggio di dire: non trovo male in quest'uomo. Fate, o Dio, che la mia vita si serbi irreprensibile e non somigli a parete imbiancata di fuori
e fradicia dentro. Niccolotto Massimo, è il giuramento dei giudici. Signor Presidente, signor giudice all'atere, signori consiglieri, il senso di queste parole illumini le vostre menti e ispiri il vostro verdetto di innocenza. Bacciani è innocente, io lo invoco a gran voce, invito le vostre intelligenze, la vostra coscienza a dichiarare l'insussistenza di prove a carico del Bacciani, il quale, per il quale chiedo il proscioglimento con la formula più ampia.